Chi è quello, Tino? Piccin, dei libri. È vero, è di spalle. È di spalle, non ma si è scusato, non ti preoccupare. Ah, è di spalle, ma si è scusato. Questo per dirvi cosa? Che la musica all'AMTAB non cambia. Noi ci proviamo, mettiamo nuovi arrangiamenti, ma niente. Non sei bravo ad arrangiare. Bravo Tino. Ma oggi ci facciamo seri. Perché stiamo parlando di un licenziamento che lascia esterrefatti. Un padre di famiglia, 3 figli, 58 anni, quindi non è che si può riciclare, Tino, è più vecchio di te quest'uomo. Almeno. Consigliere Giannuzzi, che cosa è successo? Le notizie che ci arrivano sono che un caporeparto di officina che... mi sembra il 6 dicembre, sì, il giorno di San Nicola. Aveva il turno dalle 18 in poi, e monta e nessuno gli dice nulla, e quando durante il suo turno c'è stata l'esigenza di far uscire un mezzo, c'era quello che stava sul piazzale parcheggiato insieme a quelli che sono in uscita, cioè perché lo diciamo perché noi ormai abbiamo la laurea d'onorem dell'AMTAB. Quelli che invece devono andare a revisione, devono uscire per andare a revisione in avaria, vengono messi, adesso non ce ne vorranno gli amici di Bergamo, un bacio muro, nel senso proprio vicino al muro, perché appunto si definisce la propria destinazione. La ditta che ha l'assistenza, diciamo, la manutenzione, che prende il mezzo, se lo porti in officina, e questo mezzo viene trasportato attraverso, ci dicono, attraverso un documento che si chiama DDT, però non è il documento di trasporto, insomma questo poverino dipendente dell'AMTAB non aveva avuto alcuna notizia sul fatto che l'autobus fosse rientrato in avaria, pertanto quando è uscito questo ha avuto dei problemi e ha avuto dei danni. Ora lui è stato licenziato, però non c'è assolutamente nessuna prova, nessun documento, riscontro che dica appunto che lui era a conoscenza di questa avaria, di questa avaria. Ma la cosa addirittura che mi lascia veramente tanto perplesso è che dopo 2 giorni vanno da questo dipendente e gli tirano fuori questo famoso documento di DT, documento di trasporto apocrifo scoberto, che guarda caso riporta la data in cui è successo il fatto, il 6 dicembre, con un orario delle ore 13, lui è montato alle 18. Io non voglio pensare che poi si è cercato di aggiustare la documentazione sotto questo aspetto. In questo caso lo dobbiamo dire, o aggiusti è peggio del guasto, Tino, però, e l'aggiusto è peggio del guasto, sarebbe qualora fosse così. Ma si può mai licenziare... Vedi quando il fatto è vero, consigliere, passa il pullman dietro, è così. Ma si può mai licenziare una persona, un dipendente, senza avere una prova... formale, certa, di responsabilità di quello che ha fatto? Cioè è bastato, basterebbe che quello che è, diciamo, a cui lui ha dato il cambio abbia detto no, sì, io gliel'ho detto, una cosa del genere a parole. Cioè a un dipendente di 30 anni di servizio, 58 anni, monoreddito, con 3 figli da sfamare, si può mettere in una situazione di questo genere? E come diceva quella persona in quel film, se eri tu così, se capitava a te una cosa del genere? No, Tino, qua la cosa si fa veramente seria. In questo caso vogliamo effettivamente, se non ci arrivano, li andiamo a chiedere noi, come facciamo noi, Tino, delle spiegazioni. Per ora e solo per ora è quasi tutto. Effettivamente è solo quasi, per ora. Ed è quasi tutto, perché abbiamo, in realtà ci sono altre cose. Abbiamo tante di quelle cose da raccontare ancora, Antonio. Vulcano di idee. Certo. Non si capisce. E questo per noi è importante, perché continueremo a raccontarvi quella nostra rubrica, quel nostro filone ormai atavico dell'AMTAB a pezzi. Tino, vedi che è in avaria quel pullman, Tino? Non c'è.